Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Giornata caldissima oggi, nonostante non siamo più in estate. Abbiamo trovato anche una piscinetta nel caso, però non è consigliabile nuotarci dentro. È salmastra, ci sono le ranocchie e secondo me c'è anche qualcosa di chimico, visto tutti gli sversamenti, i barattoli, le taniche che abbiamo trovato. Hermes, quelle taniche che hai trovato tu prima dentro e che abbiamo ripreso, cosa c'era dentro secondo te? Sul documento c'era scritto formaldeide, che era lì da circa il 2006, quindi... Grandi quantità abbiamo sì, visto. Sì, sì, diverse taniche piene, e sicuramente sono prodotti che non devono assolutamente stare qua, oltretutto erano taniche aperte. Sì, poi ricordo siamo a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Garbagnate, ci sono le case nei pressi, come vedete hanno rotto, spaccato tutto, vetri, porte, c'è un'umanità che vive in questi posti che sarebbe da studiare, noi la stiamo monitorando come possiamo in questi anni, per farvene avere anche un'idea. E poi c'è la criminalità vera e propria, che quella purtroppo cerca proprio questi posti per poter commettere reati sempre più gravi, potersi nascondere dagli occhi della gente onesta. Andiamo avanti allora. Fare visita in questi luoghi dell'abbandono che purtroppo, come vedete dai vestiti, il tavernello, l'acqua, i giubbotti, le sciarpe, sono tutto benché abbandonati. Questo era lo spogliatoio, anche perché abbiamo notato che andando avanti qui ci sono tutti i mamma dove sono conciati il bagno. Guarda qua, questo è il vandalismo proprio puro,
Mamma mia, sono pieni di feci tutti. Tutti pieni di feci. Qua c'è l'acqua. Vedete le bottiglie d'acqua? Guardate, vi faccio vedere un particolare. Quando voi trovate, vedete, le bottiglie dell'acqua, è perché cercano di far sgorgare le feci, dato che non c'è l'acqua corrente. Infatti, vedete, in questo paio ci sono. Mi sono portato anche una bacchetta indicatrice. Anche qui, Paolo, guarda. Anche qui. Questa è la bacchetta indicatrice per far sgorgare l'acqua con l'acqua nel water. E proseguiamo con Paolo Rosconi. Siamo alla Tex Mantova di Garbagnate. Qui la porta è stata spaccata in questa maniera, ma quello che volevo farvi vedere, ecco, questo è un altro salone, scusa Paolo, questo è un altro spogliatoio. Infatti qui ci sono tutte le docce. C'erano? C'erano. Diciamo che anche qui vedete l'acqua per far scendere le feci quando ce la fanno, perché queste in casa. Qui tra l'altro notiamo un'altra cosa, noi che abbiamo l'occhio, qui presente tutti i nostri amici che sono con me, sono state scocciate. Perché? Perché qua ci stavano, ci stanno, per cui per non far entrare il vento, il freddo, sono state scocciate. Guarda anche qua Paolo. È un metodo, diciamo, artigianale contro gli spifferi. Il calendario è rimasto fermo all'anno 2008, questi erano gli uffici, è rimasto un sacco di scartoffie in giro, si perse. È stato tutto rotto anche qui. Qua c'erano anche gli armadietti. Beh. Paolo, direi che è finito l'orario dell'ufficio, andiamo a raggiungere Hermes che sta già prendendo il caffè. Questo voleva dire, una volta, lavorare negli uffici delle ditte. Questi erano i padiglioni degli uffici delle ditte. Ecco, mi raccomando, come diciamo sempre, non imitateci, non fate le cose che facciamo noi, perché non ce ne assumiamo la responsabilità e può essere molto pericoloso. Dietro a tutti questi sopralluoghi c'è un gran lavoro alle spalle, che non tutti sanno fare, c'è chi lo fa meglio, c'è chi lo fa peggio, però ricordatevi che in questi posti si trovano buche, si trovano trappole, si trovano problemi con la struttura, può cadere, si può scivolare, ci sono le sostanze e ci sono gli occupanti e i criminali che potrebbero farvi del male, quindi non imitateci mai. Al massimo chiamateci, venite con noi, vi prepariamo noi a venire.
abbiamo trovato un altro posto dove si dormiva bellamente. Guardate, un'altra stanza all'interno della Tex Mantova di Garbagnate. Guardate, c'è di tutto, c'è anche la mascherina. Tappeti, è tenuto anche abbastanza bene qua. Vedi qua, Tullio? Sì. Ci sono dei timbri, delle scarpe, degli zaini. Sono curioso di vedere cosa c'è qui che hanno chiuso col sasso. Oh, guarda cosa c'è. Tutto un kit pronto soccorso, con le forbici e tutto. C'è una scritta qui, ci sono delle monete, anche qui è pieno di roba, rasoio, hai fatto? Vediamo anche qui e poi andiamo. E qua ci sono bicchieri, zucchero, vivono qui, c'è il detersivo anche. Inquietante che abbiamo trovato anche, guarda, coltelli, elmetto, e questi sono attrezzi da lavoro, ma c'è anche un cane, guarda, quindi andiamo via perché c'è un cane da qualche parte. Sala tossici eccetera. Cari amici, City Report, grandi scoperte anche oggi alla Tex Mantova di Garbagnate. Siamo in un posto non molto sicuro, quindi direi che è anche giunta l'ora di andare perché le luci tra un po' cominciano ad abbassarsi, siamo in autunno. Stiamo ancora proseguendo, qua c'è un altro pernotto, insomma qui si vive come se fosse un B&B, come mi scriveva qualche nostra amica e amico qualche giorno fa sui nostri profili Facebook, Twitter, Instagram e naturalmente su YouTube. Paolo, una battuta anche a te prima di andarcene? Pauroso. Incredibile, sì, infatti. È incredibile. Guardate se dovesse mai arrivare qualcuno a disturbarli da sotto, cosa gli tirano. È già predisposto, vedete? Le finestre sono aperte apposta, sono fatte apposta, infatti dormono nell'angolo. Questo peserà all'incirca un chilo, se arriva sulla testa ti ammazza. Voglio solo vedere una cosa. Tanto ho i guanti. Vi ringrazio che mi preoccupate per me, ma ho i guanti. No, no, non c'è niente, c'è solo proprio il materasso per dormire, il tavolino, eccetera. Direi che possiamo andare. Ecco Hermes. Hermes, grande visita anche sì. Oggi qui alla Tex Mantova. Ma secondo te qualcuno è stato informato di questa situazione qua? Non credo proprio, perché ci sono veramente delle cose inimmaginabili qua dentro. Fra l'altro abbiamo beccato anche dei cani, su lui non li ha visti, ma li vedrà magari più tardi. Certo. Che vivono proprio qui, abbiamo trovato le scatolette dei cani, eccetera. Sì. Attrezzatura medica con forbici, eccetera. Cose molto strane, sale tossici, con scritto sale tossici. Vabbè, almeno sono precisi. Sì. Insomma, mi sa che si ricollega a quella questione delle sedie che vi dicevamo prima. Sì. C'è qualcuno che li cura nel caso rimangano stecchiti qui. Certo.
Comunque, chiudiamo da qui con Paolo Rusconi alle nostre spalle in questo bellissimo scorcio di Garbagnate Trash. E dalla Tex Mantova, Tullio e Hermes vi salutano. Andiamo avanti, alla prossima, non molliamo un colpo. City Report. City Report. City Report, nuova puntata, dove vi portiamo? Guardate, ci stanno forse già aspettando, insieme ad Hermes e Paolo Rusconi. Andiamo a vedere cosa succede qua dentro. Seguiteci. City Report.